Legge sulla semplificazione. Commemorate le vittime del lavoro. Impegni per gli assegni di studio. Convalida dei consiglieri. 7 giorni in consiglio. In apertura della seduta del 7 ottobre il Consiglio regionale ha commemorato le vittime sul lavoro e ha convalidato i consiglieri eletti il 26 maggio scorso. L'Aula ha poi approvato la legge che riduce i revisori delle aziende sanitarie locali e nel pomeriggio, dopo un'ampia discussione sugli assegni di studio, ha dato parere favorevole su una mozione che impegna la Giunta a pubblicare i bandi e a diminuire il limite ISEE previsto in precedenza. In chiusura di seduta l'Assemblea ha varato il provvedimento sulla semplificazione amministrativa. In primo piano. Più trasparenza, tempi di risposta certi e celeri, digitalizzazione di tutti gli atti amministrativi. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge sulla semplificazione amministrativa a garanzia del cittadino e delle imprese piemontesi. L'articolato è stato illustrato in aula da Elvio Rostagno, Partito Democratico per la maggioranza, e Mauro Campo, Movimento 5 Stelle, relatore di minoranza. Il testo, suddiviso in 38 articoli, è volto a garantire nel provvedimento amministrativo criteri di imparzialità, democraticità, economicità, efficacia ed efficienza, pubblicità, proporzionalità, legittimo affidamento, trasparenza e rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario. In vista della 64esima giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro di domenica 12, il Consiglio regionale ha svolto nella seduta del 7 ottobre la commemorazione delle 40 persone che sono morte in Piemonte nel 2013, mentre svolgevano il loro lavoro. Il presidente Mauro Laus ha ricordato i nomi delle vittime, poi l'Assemblea ha osservato un minuto di silenzio. Nella seduta del 7 ottobre il Consiglio regionale ha approvato con 35 sì, 8 no e 2 non votanti un documento che analizza le criticità della legge 28 sulla libera scelta educativa emerse negli ultimi anni a causa della riduzione di risorse. Il testo chiede alla Giunta di pubblicare al più presto i bandi per entrambe le graduatorie, iscrizione e frequenza, trasporti e libri di testo, con una significativa riduzione del limite ISEE previsto in precedenza. L'Assemblea di Palazzo Lascaris ha approvato, all'unanimità dei votanti, il 7 ottobre, la proposta di convalida dei consiglieri regionali eletti il 26 maggio scorso, presentata dalla Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità. Convalidata l'elezione di 50 consiglieri, è stata sospesa la procedura per Maurizio Marrone, Fratelli d'Italia, in considerazione del procedimento giurisdizionale in corso e quindi in attesa della sentenza esecutiva della Corte d'Appello.